Maurizio Bardi, medico di base. Io sono Sergio Marsicano, mi occupo in ospedale sul territorio di immunizzazione, poi capire se cosa vuoi dire. Allora comincio io, l'argomento della medicina di base nel sistema sanitario lombardo. Come funziona, come si vorrebbe farla funzionare, come dovrebbe funzionare. Mi sentite? Allora, a me, io non sono un grosso oratore, per cui portate pazienza, mi è capitato di parlare di medicina di base due o tre volte agli studenti di medicina del primo anno, ma lì è facile, questi hanno 20 anni, il medico di base non l'hanno mai visto, se non per andare a ritirare la ricetta della nonna qualche volta, e quindi voi vedo che avete un'età, per cui immagino che sappiate bene cos'è la medicina di base, con tutti i problemi, tutte le risorse e le molte criticità. Alla prima lezione avevo consegnato due foglietti giusto per sondare un po' il terreno, partirei da quelli se siete d'accordo. Vi ho chiesto cosa chiedo al mio medico di base. Ho diviso in tre sottogruppi, insomma, uno la predisposizione, l'atteggiamento, uno le prestazioni che vorrei avere, l'altro le competenze. Allora, rispetto alla predisposizione, cioè all'atteggiamento, alla disposizione d'animo, la cosa che viene fuori è una necessità di ascolto. Questa è la cosa che è stata detta da più persone e mi fa pensare che forse noi non siamo abbastanza bravi a ascoltare la gente, o perlomeno non ci impegniamo molto. L'ascolto effettivamente è la parte fondamentale del rapporto. Da quello capisci qual è il vissuto della persona che si presenta, al di là della gravità della malattia che ha, riesce a capire quanto questo problema è importante per la persona e quello poi cambia un po' tutto l'approccio. È anche importante per la diagnosi, perché se tu vuoi anche cercare di capire qual è l'origine del disturbo, devi anche prenderti il tempo di capire quando viene, perché, cosa, cioè tutta una serie di cose che si fanno nel colloquio, prima ancora nella visita e negli accertamenti. Per cui direi che l'ascolto è un problema effettivamente che il paziente sente e che il medico deve imparare a migliorare e a usare. Se posso dire le puttanate, anche la cosa più difficile da parte del medico per l'ascolto è, da un lato, il fatto che spesso ci abbiamo sonno al pomeriggio, a volte che ci abbiamo il computer davanti e a volte quando il paziente non è abbastanza interessante ci guardiamo alla porta. Io vi dico le cose come sono, poi le sapete, per cui è sempre un problema di relazione, no? Quello, il fatto che è colpa nostra naturalmente non prestare attenzione, però nell'arco di una giornata di 4 ore filate passate lì abbiamo dei cavi di attenzione, per cui succede anche questo, per cui il paziente deve martellare il medico, nel senso rendersi conto se questo qui c'è o non c'è e rompergli le scatole, perché comunque deve essere comunque una relazione. Le altre cose le ho messe un po' così: riconosco il desiderio di capire, un bisogno di umanità, un approccio olistico, anche questo viene descritto, richiesto da più persone. Viene richiesto la visita medica, che è vero che a volte non facciamo, perché noi abbiamo avuto per un certo periodo degli studenti che venivano a fare tirocinio e il mio collega diceva la cosa che dovremmo spiegargli è perché non ci alziamo mai dalla sedia. Questo è un altro problema, il fatto che la visita è un momento importante di diagnosi, ma è anche un momento di contatto, di comunicazione. Insomma, al di là, è vero che oggi è più facile fare una diagnosi con un'ecografia che non palpando una pancia, però se avete le cose clamorose, la pancia è importante palparla, e poi l'ecografia si può fare con... Però comunque se c'è è il modo anche per instaurare un rapporto, per far vedere anche un impegno, per cercare di capirci qualcosa in più. E meno invia lo specialista. Questo è una cosa importante, però non vale per tutti. Adesso voi siete una trentina qui, hanno risposto una quindicina, avendo 1500 pazienti potrei trovare tutto il contrario di tutti, perché il contrario di tutto, perché comunque ogni paziente ha delle aspettative che sono diverse. E andiamo avanti così, poi ne parliamo. L'altro sono le richieste di prestazioni. Quindi cose, diciamo, legate all'organizzazione dello studio, quindi tempi accettabili per la visita, meno burocrazia, le visite al domicilio, la reperibilità, maggiore apertura dello studio, qualcuno vuole semplicemente prescrizioni, l'altro punto è indicazione su dove andare per fare cose. Sono tutte cose importanti che
che appunto attengono all'organizzazione dello studio. È chiaro che se un medico lavora da solo e gli orari di studio saranno ridotti, sarà più difficile contattarlo, e quindi diciamo l'organizzazione dello studio medico è importante. Quindi oggi stanno nascendo per le medicine di gruppo da un po' di tempo, quindi i medici che lavorano insieme, che offrono un servizio, un orario di apertura dello studio maggiore, quindi la capacità di affrontare anche eventuali urgenze di pazienti non propri, una reception che funziona a 7-8 ore al giorno, per cui c'è un modo anche organizzato, ci sono le aperture degli studi che stanno aperti al sabato, ci sono delle organizzazioni che consentono una miglior disponibilità. La visita al domicilio, anche questa, rientra assolutamente nei compiti del medico. Poi è chiaro che se uno di 20 anni ha 38 di febbre, si pirata anche pirina, viene in studio, mentre magari un anziano di 90, anche se non ha cose particolari, ha diritto a essere visitato. Questo rientra sempre nel libero scambio tra medico e paziente. Io continuo a dire, c'è una relazione. Allora un paziente che io non ho mai visto e mi chiamo per la prima volta anche al domicilio, io vado al domicilio, magari ci vado per niente, però gli dai il beneficio di inventario. Una persona che ti chiama 4 volte in un mese, fai più fatica poi a dire ti vengo a vedere. Insomma, dipende sempre dalla gravità poi della patologia che tu sospetti e comunque dal rapporto che c'è tra medico. Andiamo un po' veloce. Sulle competenze, allora, vengono richieste ovviamente le competenze. Quindi un aggiornamento costante, un rigore scientifico, una saggezza che ho messo in questo reparto e una mappatura dei fattori di rischio. Anche questo sicuramente la competenza è un fattore essenziale, come diceva Cosmacini l'altra volta, insomma, insieme all'atteggiamento è uno dei due requisiti fondamentali del medico. Stare aggiornati non è facile, nel senso che il tempo non è tanto e soprattutto saper maneggiare anche le riviste non è cosa completamente agevole. Per di più, gli studi che escono ci dicono che anche probabilmente più del 30% delle grosse riviste scientifiche pubblicano delle bufale, per cui anche quando tu pensi di avere in mano degli articoli importanti, poi se non hai la capacità di giudicarli e non sei preparato a farlo, e noi non veniamo formati per questo assolutamente, facciamo fatica anche a capire cosa passa, cosa è bene e cosa è male, insomma, all'interno della medicina. Per cui, diciamo, la competenza c'è, poi però la valutazione della competenza è un altro paio di maniche, ma questo vale anche per gli specialisti. Però cosa chiede il medico agli assistiti? Perché queste sono le aspettative che ho messo grosso modo ai pazienti, adesso vi dico quali sono le aspettative mie e dei miei colleghi con cui ci siamo un po' confrontati per questa cosa. Uno è l'accettazione delle incertezze, come diceva Giorgio Duca nella relazione introduttiva del corso, la medicina non è una scienza, men che meno una scienza esatta, quindi noi dobbiamo comunque avere a che fare con l'incertezza, nel senso anche quando siamo quasi sicuri che tutto, la diagnosi converga lì, che la terapia debba funzionare, non sempre è così. E questo nei casi più facili, nei casi più difficili a maggior ragione. Questa è una cosa che spesso non è molto compresa dal paziente, che si aspetta spesso delle risoluzioni, ma al di là delle risoluzioni delle certezze comunque, che invece è difficile maneggiare, è difficile comunicare. L'altra cosa è la condivisione delle scelte. Quando io vado dal meccanico, gli dico guarda, non ci capisco niente, queste sono le chiavi, dimmi cosa devi fare. Dal medico un atteggiamento così, essendo io il medico, non mi piace, nel senso che mi spaventa la responsabilità totale rispetto alle scelte che deve fare il paziente. Io vorrei poter essere nelle condizioni di prospettargli delle diverse opzioni con delle diverse gradi di sicurezza e di soluzione, e poi però la scelta vorrei che fosse fatta insieme sul seguire un percorso o seguirne un altro, perché la responsabilità tutta mia mi pesa, e delegare completamente a lui non mi fa completamente piacere, anche se a volte è la cosa più semplice, per cui diciamo che la relazione è importante anche qui, insomma, una condivisione. Le altre cose sono l'accettazione della malattia,
ma io direi del malessere oltre che della malattia, sempre la differenza che faceva Duca tra disease, illness e sickness nella prima lezione, quindi l'accettazione anche del malessere, che le giornate non sono tutte uguali, che le fasi della vita non sono tutte uguali, che quindi la vita è fatta, non dico di sofferenza, ma comunque di pene, e vanno accettate anche quelle in qualche modo, no? Quindi una comprensione, un'accettazione anche dell'invecchiamento, che è una cosa che oggi molto si stenta a accettare, il fatto che passano gli anni e non gioco più a pallone e non vado più in montagna e c'ho la pancetta, insomma sono tutta una serie di cose che magari non sono strettamente mediche, ma che all'ambulatorio arrivano e con cui noi dobbiamo confrontarci tutti i giorni e che giustamente fanno parte di una relazione, e che però non trovano risposte, non trovano soluzioni soprattutto, le risposte le trovano. L'altra cosa fondamentale è rispetto alle regole dello studio, che è una cosa banale, però se noi lavoriamo su appuntamento, e la regola è che quelli che arrivano senza appuntamento arrivano tutti contemporaneamente, ti sbarrellano un pomeriggio. Per cui è una cosa, è una cretinata, però vuol dire mancare di rispetto agli altri pazienti che sono in coda, vuol dire farci lavorare con, non con serenità, con tranquillità, vuol dire che se tu pensi di mettere un quarto d'ora sulla persona, alla fine se ne metti 10 minuti e ce li metti male. Le persone che arrivano dicendo, no dottore, solo un minuto, ma io in un minuto non so neanche dove, cioè, non scelgo neanche dove andare a cena, figurati se non metto la testa sulla patologia di un paziente che magari è una patologia complessa, e quindi io solo un minuto. Ma io in un minuto non mi rifiuto di dedicare un minuto alla salute di qualcuno. Vieni, noi siamo abbastanza aperti con orario, li aggiungiamo prima, li aggiungiamo dopo, però mi rifiuto di lavorare così, nel senso che la salute richiede il proprio tempo e la propria attenzione. Dico, poi la salute è la vostra, vi dico la prima cosa che mi passa per la testa, ma non mi sembra corretto. Quello che manca in tutte queste cose qui, che ci siamo detti, che voi chiedete a noi e il medico chiede ai pazienti, è la relazione, che non è comparsa nelle vostre richieste, e non è comparsa neanche nella mia, non ve la metto adesso, perché è quello che in qualche modo può far combaciare le aspettative. Allora, se non c'è una convergenza su quelle che sono le necessità e i desideri del paziente e quello che è comunque è lo stile di vita e di lavoro del medico, si fa fatica poi a trovare un accordo e quindi a lavorare insieme per la salute. La relazione è una cosa stranissima, perché ci sono delle relazioni che partono con i pazienti, partono dopo 6 anni che li conoscete. C'è una relazione che si interrompono così bruscamente come invece sono partite, c'è un'empatia iniziale che si forma, che non si forma, poi sono tante cose che la trasformano, non è una cosa che si forma e rimane lì e così, no, ci sono tante cose che la inclinano, ci sono tante cose che la modificano, in meglio, in peggio, è una cosa che va giocata tutti i giorni con ogni paziente, e per il paziente col proprio medico, ma tutte le volte da capo in qualche modo, va un po' ricollocata, rimodellata. E ci sono tante cose che influenzano, perché però la relazione non è una relazione a due, è una relazione nel crudele mondo cattivo che c'è fuori. Quindi in questa relazione interviene pesantemente il mercato interviene pesantemente sui medici, formandoci in maniera assolutamente scorretta attraverso le informazioni delle case farmaceutiche, interviene sempre sui medici e sui pazienti attraverso i media, con tutta una serie di trasmissioni televisive che magnificano ogni nuovo ritrovato, ogni indagine diagnostica, è modificata la relazione dalle condizioni di vita. Oggi la salute è tornata ad essere un lusso, come non era più, perché le condizioni di vita delle persone sono peggiorate negli ultimi 20 anni. Oggi si vive col cronometro in mano, si porta il figlio all'asilo, si riprende le tosse, si corre a lavorare, si ripiglia il figlio. Una malattia destabilizza un quadro familiare, perché magari non c'è il nonno che ti piglia il figlio, per cui c'è un'esigenza di salute che forse 15-20 anni fa non c'era. Purtroppo questa esigenza di salute si coniuga con la peggior medicina, con la peggior idea di prevenzione che oggi passa, che è quella che per stare bene ho bisogno di fare tanti esami. Siccome non mi posso ammalare, devo fare una caterva di esami, devo fare
deve essere il più controllato possibile. Quindi passa un po' questa idea qui, che più cose facciamo e meno probabilità avremo di ammalarci. Quindi le condizioni di vita sono importantissime. Un'altra cosa, come dicevamo prima, è il tempo a disposizione. I pazienti hanno sempre meno tempo a disposizione, ma i medici non possono neanche lavorare 24 ore al giorno, nel senso che anche mettendosi insieme, io credo che non sia quella la risposta. Il famoso H24, che gli ambulatori stanno aperti dall'alba al tramonto, cioè dall'alba all'alba, non è la soluzione. Oggi noi abbiamo tempo per tutto, cioè non abbiamo tempo per niente, l'unico tempo che non è scalfibile in nessun modo è il tempo del lavoro. Allora la gente vuole venire in studio alle 7 di sera, alle 8 di sera, alle 7 del mattino, perché lavora? Allora noi dobbiamo farci le domande, perché se ci facciamo le domande sul perché i supermercati stanno aperti la domenica e noi andiamo a fare la spesa la domenica e non ci accorgiamo che ci sottraggono altro tempo di vita, la stessa riflessione va fatta per gli studi medici. Io capisco che poi c'è il discorso del pronto soccorso, magari li affronteremo, che c'è anche un modo di calmirare la domanda, di evitare gli accessi impropri, però c'è anche il bisogno di riprendersi in mano anche un po' il tempo della propria vita, cioè e giocarsi sul posto di lavoro. Questo è difficilissimo, non è che sto dicendo che sono cose facili, però dobbiamo quantomeno ragionarci sopra, sul fatto che il tempo del lavoro oggi è l'unico tempo che non viene mai messo in discussione. Cioè è davanti a tutto, al tempo per i figli, al tempo per la famiglia, per i genitori, per il medico, per lo sport, per qualsiasi cosa. Il tempo di lavoro è un tempo inamovibile, che non è possibile mettere in discussione. Un'altra cosa è l'umore. Quando c'è una relazione, spesso il medico ha le balle girate perché c'è la mamma che non sta bene, ultimo esempio, il paziente ha le balle girate perché il medico è in ritardo 10 minuti e lui ha un appuntamento dall'altra parte di Milano dopo mezz'ora. E questo è comunque un fattore di relazione che entra pesantemente nel rapporto. Poi, come dire, capita di litigare con una persona e poi la volta dopo ci si scusa reciprocamente, però capita. Allora, ci sono tanti fattori che entrano in una relazione medico-paziente, che non sono solo il malessere e la malattia, e che però contribuiscono a far sì che il malessere e la malattia vengano affrontati in una maniera invece che un'altra. C'è un'altra cosa che non è entrata nelle cose che chiedevate voi, che è l'efficacia delle cure mediche. Questo qui ha un grandissimo pregio, adesso poi Luca e Michele mi diranno che non è vero, naturalmente mi aspetto questo, ma ha un grandissimo pregio che è questo qui. L'efficacia è immisurabile praticamente, anche se ci sono degli studi che vanno a verificare poi la qualità e il risultato della medicina di base, in realtà è difficilissimo per un paziente capire se il proprio medico sta lavorando bene o sta lavorando male. Io penso che uno può valutare l'attenzione, può valutare la disponibilità, ma valutare effettivamente l'efficacia e il modo di lavorare, la qualità del lavoro, penso che sia un compito difficile per i pazienti, un compito difficile per l'AS che non ci prova neanche a capire come noi lavoriamo. L'AS ci misura un fracco di cose, ma che noi lavoriamo bene, che noi lavoriamo male, penso che sia assolutamente indifferente, a parte un discorso di contenimento dei costi al quale è interessato. Quindi l'efficacia è una cosa su cui invece bisognerebbe ragionare, perché è importante anche capire quali sono i criteri. Ritorniamo al discorso delle competenze, della formazione, però per esempio, adesso cito due cose a caso, ditemi anche loro, perché quello è fermo, ditemi quanto tempo c'è. Per un minuto. Credo un quarto d'ora. Quindi, stavo dicendo, ci sono, per esempio, dei parametri, non so, oggi, per esempio, la pressione del sangue. Allora, ci sono determinati studi, finalmente, che vengono fuori, che fanno vedere che i diabetici muoiono di più con la pressione a 130 che con la pressione a 140. Però magari uno dice, caspita, questo qui me la abbassa a 130 è più bravo di quello che me la abbassa a 140. E lo stesso vale per la glicemia, e lo stesso può valere per il colesterolo. Allora io ho un colesterolo basso, ma siamo sicuri che un colesterolo basso mi allunga la sopravvivenza in un paziente cardiopatico o mi
o in qualche modo gli migliora la qualità della vita. Allora noi, spesso noi, i pazienti, ma anche i medici spesso, vanno a misurare, a valutare delle prestazioni su dei risultati che probabilmente non hanno nesso con, o perlomeno non ce l'hanno scientificamente fondato, invece con un risultato di qualità di vita e di sopravvivenza nei pazienti cronici. Per cui penso è difficile misurare l'efficacia. Però anche lì bisogna trovare dei nodi per valutare l'efficacia, bisogna capire quali sono i compiti della medicina di base. Io ne ho elencati alcuni, probabilmente poi ne abbiamo, poi ci ragioniamo sopra insieme. Prendete questo come uno spunto di ampia discussione. Quindi prendersi cura dei malati cronici, sicuramente, tutti quelli che hanno le patologie croniche, gli ipertesi, i diabetici, gli anziani con l'artrosi, tutta una serie di cronicità che sono quelle con cui abbiamo a che fare tutti i giorni e che richiedono una medicina a bassa intensità tecnologica e però richiedono un controllo costante di essere seguiti nel tempo. Bisogna ovviamente, quando arriva un paziente con una patologia nuova, capire quanto questa patologia merita di essere affrontata, oppure si può anche parcheggiare, temporeggiare. Questo è un altro dei nostri compiti fondamentali. In questo, devo dire, uno dei grossi vantaggi della medicina è il tempo. Noi abbiamo del tempo a disposizione, cosa che gli specialisti di solito non hanno. Noi possiamo pigliarci la briga e dire: guardi, torni la settimana prossima, torni tra 10 giorni, vediamo, provi questo, provi quest'altro, in qualsiasi caso ci rivediamo. E quindi il tempo è una delle cose più importanti per fare una diagnosi, per capire se una cosa va affrontata urgentemente o meno, o approfondita molto. Per cui questo è uno dei grandissimi vantaggi. Bisogna ovviamente saper riconoscere le urgenze, perché questa è una pesa e mandare il pronto soccorso. Bisogna essere capaci a fare un uso appropriato delle risorse, perché comunque non puoi segnare risonanza a tutti, tacca a tutti. Per cui anche se bisognerebbe offrire a ogni paziente la migliore tecnologia disponibile, bisogna anche fare i conti che le risorse comunque sono limitate, quindi anche quello bisogna averlo presente. L'altra cosa, bisogna educare alla salute. Questo è un altro discorso che noi facciamo, direi, abbondantemente, lo facciamo nel rapporto singolo, nel rapporto individuale. Chiaramente mancano dei momenti di formazione, di educazione al gruppo dei pazienti. Questa è una cosa che manca, che andrebbe studiato un po' come nei gruppi omogenei nelle fabbriche. Bisognerebbe ripensare anche a gruppi omogenei di malattie, quindi fare della formazione a livello di medicina di base. L'altra cosa che ho messo in fondo un po' come provocazione, un altro dei nostri compiti è tenervi lontano dagli specialisti, che sono adesso, chiaramente è una buttata, però questo è legato al fatto che oggi, soprattutto in Lombardia, diciamo in Italia in generale, con i DRG, tutte le strutture ospedaliere, specialistiche, sono pagate a prestazione. Per cui affidare una persona a un ospedale, a uno specialista, apre il fianco al rischio. Chiaramente non è sempre così, no? Questa è chiaramente una provocazione. Apre il rischio di farvi entrare in un circuito da cui non uscite più. Cioè visita, esame, controllo e via nel tempo, anche qui con una misurazione di efficacia che veramente è difficile da valutare. Ma soprattutto senza mai una diagnosi. Soprattutto senza mai una diagnosi. Ma anche quando c'è la diagnosi. Oppure quando c'è la diagnosi si va avanti a oltranza, sì, anche. Per fare tutte queste cose qui, al di là della competenza, della relazione così, servirebbero un po' di cose che sono quelle su cui la medicina di base è assolutamente più carente. Le ho citate qui alcune, poi ce ne sono mille altre, ma uno è il coordinamento dei vari attori e servizi. Infatti il medico di base si troverebbe, perché in realtà non è in grado di farlo, di gestire tutta una serie di figure che dovrebbero ruotare attorno al paziente, soprattutto al paziente cronico, che è quello che ha più bisogni e lo dicevamo prima, più bisogni hai oggi e meno sei curato. Pensiamo banalmente alla sofferenza psichica, che avrebbe bisogno di tutta una rete di vicinato, di lavoro, di inserimento, di cose, e non c'è, sul territorio non c'è nulla, per cui il paziente è veramente lasciato da solo, e quindi qui si parla di coordinare, ma spesso c'è anche poco da coordinare, non c'è veramente niente. L'altra cosa che si vede in grave difficoltà è la conoscenza delle risorse. Noi veramente facciamo fatica a destreggiare, un po' perché lo vediamo dopo, però l'ASL
ormai non gestisce più in proprio praticamente nessun servizio, la paga e basta, ha appaltato tutte le varie cooperative, per cui non c'è più un filo comune tra la richiesta di servizi e chi li fornisce. Tu sei, ti devi confrontare con 800 cooperative diverse che fanno le cose diverse, mandano gli operatori spesso a Cotima a fare una flebo, una direzione, una medicazione, ma non li vedi mai, non riesci a interloquire, è difficilissimo, anche perché poi richiede tempo. Ci metto anche la colpa nostra che si fa fatica perché il tempo è poco. L'altra cosa è la conoscenza delle procedure, perché spesso i pazienti hanno bisogno di sentirsi dire per fare questo, per il pannolone bisogna fare così così. Allora, le procedure intanto cambiano a una velocità che è impressionante. Qui quando anche ne hai imparate due, dopo tre mesi sono già ricambiate. Però anche queste qui sono delle lacune che io confesso abbiamo in maniera spropositata. E però anche qui se non c'è un ASO, un servizio che ci aiuta a tamponare queste cose qui, francamente si fa fatica. E sono, queste qui sono lacune grosse perché poi nel quotidiano incidono molto sull'aiuto al paziente a poter indirizzare, a non far perdere tempo, insomma tutta una serie di cose. Tra i compiti della medicina di base, quelli meno noti, c'è anche comunque la formazione dei futuri medici, infatti ci sono delle collaborazioni con gli ospedali per cui ci sono dei tirocini pre e post laurea, e c'è anche il discorso di fare una ricerca fatta sul campo, sui pazienti veri, sugli assistiti, sulle persone vere, con tutti i loro problemi, non su persone selezionate, quindi degli studi che si fanno di solito quando si provano i farmaci in prima fase di lancio, ma degli studi che fatti invece sul territorio con pazienti della loro complessità, che ovviamente non è che li facciamo noi, noi collaboriamo a studi grossi, l'ultimo è stato quello di Mario Negri sugli Omega 3, uno studio fatto con 15.000 pazienti durato 5 anni, quindi una ricerca di base che è assolutamente interessante, che dovrebbe prendere piede, perché è la vera ricerca, la vera sperimentazione in campo reale. Vi avevo chiesto qualcosa anche sulla medicina del territorio, in realtà avete quasi tutti risposto pensando alla medicina di base, io pensavo a una cosa un po' più larga. Rimaniamo sulla medicina di base che è più semplice, poi magari ci sono tre cose che sono state individuate: l'universalità, cioè il fatto che la medicina di base è aperta ovviamente a tutti i pazienti, la conoscenza degli assistiti, quindi uno scambio reciproco, e l'altra cosa la vicinanza e la capillarità, quindi un servizio fondamentalmente facilmente fruibile. Se c'è una cosa che non avete nominato che è abbastanza importante, che è la gratuità, perché questo non dobbiamo dimenticarcelo, non corre denaro tra il medico e l'assistito, questo è una cosa fondamentale. Se io vedo un paziente che ha una polmonite, una bronchite e ho bisogno di vederlo anche tre volte a settimana, gli dico vieni domani, vieni dopodomani, sono tranquillo che non c'è un problema di soldi, se non lo voglio più vedere, sta bene, glielo dico non ti voglio più vedere per sei mesi, non hai motivo di venire, e ciao. Per cui il fatto che non intercorra passaggio di denaro è una cosa che ci rende molto tranquilli. I vantaggi, abbiamo visto prima, sono la relazione, la conoscenza delle persone e il tempo della diagnosi, quello che dicevamo prima, il fatto che uno si può prendere anche dei tempi per capire meglio se una patologia va in un modo o va nell'altro. Gli svantaggi sono, come dicevamo prima, un po' la mancanza di cultura della presa in carico globale, che si fa fatica perché, insomma, perché non è semplice, perché una persona arriva con tutto il suo carico di complessità e non è facile affrontarlo tutti insieme. La mancanza di coordinamento dei servizi con gli ospedali, con gli specialisti, è una difficoltà drammatica, e la frammentazione dei servizi anche che ci angoscia molto e ci vede sempre impreparatissimi. Gli ostacoli? Ho scritto qualcosa, sì. La scarsa attenzione ai temi della salute, un mercato della salute che è sempre più aggressivo, la salute è l'unico settore che non conosce il calo del PIL, e quindi le cose abbiamo già detto prima, il pagamento a prestazione, anche qui l'abbiamo già detto prima, ne parlerà poi il dottor Donzelli tra due o tre mercoledì, una delle nostre proposte è quella di modificare la modalità di rimborso delle strutture sanitarie, perché il pagamento a prestazione veramente è il papà della Santa Rita, di tutte le altre cose che
che non compaiono, ma che sono molto simili per gravità e per estensione. E poi, come dicevamo prima, la trasformazione delle vecchie unità sociosanitarie locali in aziende che pagano senza gestire più nulla. Ormai gli unici, non siamo dipendenti, ma gli unici che in qualche modo dipendono dalle ASL sono i medici di base. Tutto il resto è un servizio sganciato dall'unità sanitaria che non controlla, appalta, paga e paga sempre senza verificare la qualità di cosa viene fatto. Forse ho finito. No. L'altra cosa fondamentale, la scarsa partecipazione degli operatori e dei cittadini alle scelte di politica sanitaria. Questo è un po' il nodo, il pallino di visione democratica, è il nodo che va sempre affrontato, perché se non ripartiamo da un sentire comune, dalla voglia di rimetterci un po' in discussione nelle cose che facciamo come operatori, come cittadini, andiamo poco distante. Probabilmente andiamo poco distante lo stesso, ma se non ci proviamo direi che stiamo fermi. Ah, l'altra cosa, le case della salute. Allora, una maniera per provare a ricomporre un po' il quadro di questa benedetta alleanza tra operatori, pazienti, servizi, potrebbe essere la casa della salute. E dico casa della salute e non case mediche, scusate, sono un po' polemico, come sono state quelle proposte dalla giunta Pisapia, che descrive queste case. Intanto già il nome case mediche mi indispone, ma però sono state pensate un po' come sono oggi le medicine di gruppo, fondamentalmente un numero di medici che si mettono insieme, perché ha tanto di cappello, tutto guadagnato, un po' di specialisti che possono confluire lì. Però le case della salute, come non state pensando in Macchiacaro 40 anni fa, sono un'altra cosa. Vedono al primo posto la partecipazione dei cittadini e degli operatori nel delineare un percorso che non è solo quello della cura, ma è quello del prendersi cura della complessità del paziente, dell'ambiente, della prevenzione e di tutto quello che ci diciamo sempre che sappiamo. Una minima bibliografia. Il primo è una puttanata di aforismi, che però, se volete fare di due risate, è carino, sono le cose carine. L'altro è di Jean Carpentier dell'80, uno dei fondatori del Code Espresso di Santé, che è interessante leggere. Poi Cosmacini e Macchiacaro sono la bibliografia di tutti gli intervenuti, per cui vi ringrazio.